Facciamo un mega haul di Zara. Dobbiamo fare gli americani. Sì. Capito? Non solo di Zara, perché abbiamo preso cose anche da altre parti. Tipo per esempio il Clayton, abbiamo preso una cosa, poi ho preso anche una cosa da Pepco. Sono proprio cagatine queste, di verità. Da cosa iniziamo? Dalle cose mie o tue? Aspetta, spiega perché l'abbiamo fatto. Perché dobbiamo partire. Partire, sì. Partiamo e è andiamo. L'ultimo shopping prima della partenza. Sì. In cui... Ultimo, lo farò ancora. Oh. E quindi, niente, abbiamo preso qualche cosina. Niente. Aspettate che ce la giochiamo a carta, forbice o sasso. Ah, o chi? A pari o dispari. Per chi le fa vedere più? Pari o dispari, che sono sempre molto forte. Vai, vediamo chi sei. 3, 2. Io dispari. Ci sono tutti i testimoni. Io dispari. Vai. Muoviamo, dice che... B. Boom, bella, B. Boom, va. 9 dispari mio. Io ogni volta vengo. Allora, ragazzi, questa è la mia busta. Sì, ma stranamente abbiamo trovato molte cose da Zara Uomo. Sì. E quindi ovviamente ho visto un po' di cose. Per la prima volta, perché da Zara Uomo in solito c'è di meno rispetto a Zara Donna. E ho speso anche meno di te. Ma cosa stai dicendo? Sì, il rapporto, sì. Ma cosa? No. Sì, no, sì, no, sì. No. Allora, prima per cosa... partire... Ho preso questo pantalone in lino, nero, stupendo per l'estate. Elegante. Da abbinare a un paio di scarpe. E abbinare, tu hai fatto l'outfit col maglione o no? Sì. Ora lo fa vedere. Ora faccio vedere l'outfit o il maglione? No, il maglione. Il maglione. Io ero un po' contraria perché ho detto, boh, maglione. Però se poi andiamo, noi andiamo a Palma de Mallorca, magari la sera fa più freschetto, cose così. Cioè, questo qua è molto leggero, bucherellato. E comunque questo qua è il miglior outfit che tu possa mai vedere sulla faccia della terra. Non sono d'accordo, ma... Poi, siccome quella che indosso... Allora, spiega. Lui si è preso questa e si voleva prendere una uguale, identica, ma verde militare. Simile. Se fa caldo, se la leva. E quindi ho detto, prendila nella versione chiara. No, a me piaceva verde scuro, però per farla contenta... L'ho presa, no, questa è molto come più decide bella, lei. Figlia, tipo una con una canotta fammi bianca. Provare. Capito? Tu fammela provare, che io alla fine non l'ho provata. No, hai capito? Tu hai tutta la versione black and white. No, proprio white. Oreo però... black e Oreo white. C'è, ma... Guardatelo. Cioè, ma tu mi puoi mettere pure un sacco di spazzatura, no? Mamma cioè, sempre fortissimo. Ma no, comunque è bella, eh. Figa, eh? Questo è bello, questo è il pezzo forte. Però costa bene una bella camicia bianca. Sì, assolutamente. Scusate. Cioè, voglio dire che come consiglia lei, nessuno proprio. Comunque, questa è una canotta semplice. A me piacciono molto le canotte. Soprattutto questa qua che è tipo un po' mangiata. Come un quella po'... versione delle donne, solo che l'hanno fatta anche e a me mi è piaciuto un sacco. E poi, ultimo. Muoviti. Ma non per importanza, questo qua. Un lino. Questo è il saldo, quindi viene solo, prendiamolo, tanto... Questo qua è, secondo me, fresco per l'estate. Sì, sì, poi guardate alle corticine. Bene. Questo mi piace. Da abbinare una bella camicia, un bel mocassino. Vai! Poi passavamo per un negozio. Che c'è all'Auchan qua a Cuneo. E io cercavo delle ciabatte, solo che non c'era niente che mi entusiasmava. E ho preso queste, tipo Shanti, modello Easy. Da tenere... Molto belle. Sì, no, queste sono proprio belle. Molto, molto belle. Sì, 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 mi piacciono. Anche perché comunque sono ciabatte, quindi ciabatte e gli ci servono. Ma io la collana ce l'ho che mi stringe. Ora tocca a me! E io dobbiamo ammettere che ho più stile. Allora, tutto quello che vedete io l'ho consigliato io. Tra l'altro anche due mamme, anche due mamme mi hanno dato ragione sul fatto che un completo che lei aveva preso era di due colori diversi. Sì, hanno giusto fatto due lavaggi diversi di un verde, poi faccio vedere il completo. E io non me ne sono accorta perché c'erano tutte le luci sopra. E hanno detto, io faccio adesso, ma non ci vedi bene. Il signore mi ferma e fanno, no, ha ragione. E fanno... Ti vogliono prendere a lavorare? Cosa vogliono? No, volevano proprio... mi volevano nella loro vita. Sì. Allora, come prima cosa, questa qua l'ho immaginata con una bella gonnellina di jeans o con un pantalone, appunto, sempre di lino. Guardate quanto è bello questo top. In realtà questo l'avevo già preso una volta, ma non l'ho mai fatto vedere. Cioè, le cose da donna sembrano tutte uguali. No, guardalo, dai. Guardalo. Sembrano tutte uguali. No, non rompere. Cioè, quanto è bellina questa canottierina, immaginate.
tutta cioè, abbronzata. Cioè, io penso che ne di queste. Queste. Ragazzi, ragazzi. Cioè, no, no. Ma io questa cosa non la posso accettare, adesso non lo sai. Guardate questo. Allora, questa è la classica gonna che, cioè, sinceramente si trovava anche anni fa da Zara. Quindi ammetto che io questa ce l'avevo già, ma hanno fatto proprio la versione migliore, cioè un level up. E chi l'ha trovata? Dì la verità, chi te l'ha consigliata? Trovata? Chi l'ha consigliata? Ah! Chi l'ha dovuta provare prima? Tu, ammetto. Sì, dovete sapere che io e lui abbiamo i nostri gusti, però chiediamo sempre il consiglio dell'altro. Cioè, tipo, anche quando magari stiamo comprando, siamo sicuri, non lo prendo. Il fatto è che se all'altro non piace, a quello cui piaceva passa la voglia di comprare, quindi... Sì, no, cioè, io voglio piacere a lui, lui vuole piacere a me, quindi è una cosa bella. No, a me è proprio non interessa. No, a me se mi piace una cosa me la prendo. Beh, perché io no, se tu, cosa mi piace donna, giustamente... Vabbè, ragazzi, allora, le nostre litigate vi lasciamo fuori, perché sennò ce ne sono delle belle. Comunque, questa qua è bellissima. Troppo, cioè guardatela, no, bellissima, pure la cintura. No, soprattutto addosso, ti sta bene. No, poi andiamo con il fatidico completo. Questo qua è la fine del mondo. Allora, aspettate. Questo completo qua c'era verde slavato, soltanto che alla fine non l'ho preso verde perché appunto avevo due lavaggi diversi. Ragazzi, questo qua è un pantalone. Va bene? Ah, ok. Non è stato di filetto. Questo qua è un pantalone nero che bellissimo. Sta super, cioè no, qua sta tirato ma poi sta largo, cioè sta molto bene in V, cioè a lui appena mi ha vista ti è piaciuta come vestiva, oh, sì, però verità, non in colore, perché l'avevo provato verde io. Però tu non te ne eri accorta, no, e quindi abbiamo optato per il nero, no, che non va mai male. Dovevamo andare, correre via, e gli faccio, no, basta, non prendo niente, proprio alla fine torni, ti faccio, no, me lo prendo nero. E quindi alla fine niente. E l'ho preso così, cioè nel senso, è così a costine. Ed è bellissimo. Ed è un completo perché... È bellissimo. Costine? Sì, si chiama costine. Cosa vuol dire? A costine questo si chiama. Ah, con le e linee. Poi, questa è la maglia, che praticamente si porta così sopra il pantalone, cioè dai. Immaginatelo o con aspetta, un tacco, o con i camperos, o... No, troppo bello. Vabbè, tanto me lo vedranno addosso, palese. No, io le amo queste cose così comode. Fai vedere come hai buttato altri soldi. 4 euro. Cioè, ho piena preso... di trucchi. È una... Facciamo una petizione, buttiamo tutto quello che non ti serve, che non usi. Facciamo così anche per i prodotti per i capelli. Ma io ho due cose. No. Ho preso la matita numero 36 di Kiko ed è... Cioè, questo colore qua. Viviamo tutti la stessa vita. Guardate. Questo marroncino qua freddo, vabbè. Questa matita qua sapete che io la amo. Volevo prendere anche la 33. È finita. Però ritornerò. Sicuramente, assolutamente. Niente, dopodiché noi gli ho preso uno yogurtino e gli ho pure indovinato i gusti. Stiamo a 4 anni insieme. Vabbè, no, vuoi che entra? Cioè, tu dovevi già sapere pure che c'avevo voglia di yogurt, che lo fa? No, non è vero. No, no. Comunque, ragazzi, è finito. Fateci sapere se volete vederli indossati o no. Sì, facciamo magari un try on haul e basta, abbiamo finito. Se volete vedere anche altre cose che compriamo poi per la nostra partenza... Sì, diciamo. E soprattutto magari anche dei vlog in cui siamo a Palma di Mallorca. Sì, quello sicuro. Sicuro. Ciao ragazzi.